Ci sono state queste elezioni europee e i primi exit poll in Francia già sono stati proiettati. Sembra che Marine Le Pen, il primo partito, abbia raggiunto il 23,2% dei voti. Sconfitta per la République En Marche di Macron al 21,9%. Questi primi exit poll della società Ipsos per France 2. Sorpresa invece nelle liste Europe Ecologie Les Verts in Francia, dalle prime stime diffuse da France 2, i Verdi guidati da Yannick Jadot sarebbero il terzo partito alle elezioni europee col 12,8% dei voti, scavalcando la destra dei Republicans dati all'8,3%. Socialisti e France Insoumise di Mélenchon si trovano invece a pari merito con il 6,7%, entrambi, vi ricordo, oltre sopra la soglia di sbarramento del 5%. Se i partiti, o meglio i dati in questione, fossero confermati, l'RN, di cui è capolista Jordan Bardella, avrebbe al Parlamento europeo tra 22 e 26 seggi. La lista Renaissance, che fa capo a Nathalie Loiseau, tra i 20 e i 24, mentre i Verdi tra 11 e i 14. È la vittoria del popolo, così avrebbe detto Marine Le Pen, commentando i primi exit poll sulle europee in Francia, che danno RN, il suo partito, come primo, quindi in testa. Che sia il voto del cuore o della ragione, state certi che il voto all'RN sarà un voto utile, così avrebbe sottolineato Marine Le Pen. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate. Complimenti ovviamente a Marine Le Pen e al prossimo video da Leandro alias Narratore Italiano.